Bella a tutti ragazzi, bentornati qui al vostro Fra, siamo sempre su B2 Square Gaming. Nuova puntata di How to Survive. Allora, bene. Cosa dobbiamo fare? Allora, prima di tutto questa non è ancora una serie, quindi se volete farla diventare una serie, droppate un po' di like. Ho già visto che l'ultimo video, insomma, è stato visto, non è stato visto. Non dovrei lamentarmi, visto che Batman è seguito pochissimo. Strano, perché lo reputo abbastanza... Cioè, non voglio spoilerarvi niente, non voglio dirvi qual è la mia impressione adesso, però basandosi su Arkham City, diciamo che le aspettative erano belle toste. Allora ragazzi, come al solito, quindi se volete far continuare la serie, basta che droppate dei like e commentate e mi fate capire un po' che cosa volete. Allora ragazzi, in verità non ho dovuto rigiocarlo da capo, non so perché si è salvato nonostante avesse crashato, io non so se vi ricordate, ve l'avevo detto. Dobbiamo recuperare la manovella, quindi preparatevi a un'altra mission da brivido, come direbbe Briatore. Allora, io ho paura a tornare... Oh, bella, beccati questo. Yeah, beccati questo. Oh, bruciate tutti, maledetti. Allora ragazzi, in Batman, devo essere sincero, io ho finito Batman. Mi raccomando, andate a vederlo e datemi un vostro feedback sul perché magari non vi piace, o perché vi è piaciuto, o perché non lo volete vedere. Alcuni di voi mi hanno già risposto, altri non li ho ancora sentiti, però insomma fatemi sapere qualcosa, insomma. Al di là di questo, ho visto che i video hanno leggermente dei problemi. Problemi. Chi è questo qui che suona la tromba? Ah, è una pistola. Hanno detto dei problemi, quindi sto cercando di aggiustare di nuovo l'audio. Ogni tanto è il gatto, chi per lui, si finisce a schifio, si sfotte. Quindi insomma, piano piano, purtroppo vi beccherete la serie di Batman così, ma cercherò di migliorare. I think you realize this now. Ci credo. So, how did you end up in this living hell? Can you remember? No problem. It's the same for me. Ole Hayes. I'm Kovac. Nice to meet you. Don't be alarmed by the get up. Just a kind of protection, you Sì, know? Kid. I've been on these islands for several weeks. I know little about surviving. So I built a simple shelter. Neighboring island. Allora, che cazzo you look ci fai a little qua? Unprepared. Oh, scusate per... Don't worry. Jump in my boat. I will teach you some basic rules of survival. You'll be dead for sure, sure, without them. No offense. Questo nonnismo. Salta sulla barca di Kovac che raggiungi la sua isola per la prima lezione di sopravvivenza. Vabbè, dai, ragazzi, allora. Saltiamo con lui sulla barca e andiamo su questa cavolo di isola. Vediamo se c'è qualcosa. E questo? Questo è un bastone che sicuramente... Questo cosa sta facendo? Sta schienando l'altro... Attenzione però. Allora, queste cose potete tranquillamente... Cosa ho preso? Ascia di legno. Va bene. Perfetto. Allora, come vi dicevo, ho un'altra bella cosa. Dovremmo andare, mi sa, col tipello. Come al solito, non so da che parte andare. Penso che sia questa la barca. Kovac, che era quello che nient'altro faceva che tutti quella specie di tutorial che il mio computer si rifiuta di farvi vedere. Però insomma, andiamo su questa nuova isola. Questa mappa stile Pirati dei Caraibi, ma che figata. Allora, già vedo che il mio computer sta dando un po' di numeri. Questa è una cosa che mi rassicura molto. Tra l'altro mi sta cambiando un po' lo schermo, quindi potete vedere magari un bordo. Allora, frequently asked question. Fra, cosa usi per registrare? Uso Camtasia, quindi mi tocca ridurre sul computer.
vi tocca ridurre tutto ad icona, quindi se ogni tanto vedete che il computer prendi la torcia elettrica, prendila. Questo è di troppo. Cosa minchia sta dicendo? Cosa vuol dire sì o no? Vabbè. Allora, se è di troppo, ma perché? Io volevo prenderlo, vabbè, insomma. Cosa vuoi che ti dica? Prima di parlare col testa di minchia, direi di aprire questa porta. Cosa mi lasci? Una bomba Molotov? Caspiterona. Welcome to Kovac Land! If I knew I had company, I would have cleaned up a little. As I said, it's basic. Could have been enough to help you survive. Tanto gli sto dando fuoco, non anyway, so se l'ho notato. Let's get started. You've got a lot to learn and not a lot of time, so pay attention. Minchia, mi sono già annoiato. Cosa devo fare? Devo seguire lui? Ma perché cammina come quelli di... come i bruti di Outlast? Poi tra l'altro non vorrei seguirti subito. Guarda tutte queste discariche, mi vuoi dire che non c'è niente da sgraffignare? No, prima che mi spacchi le balle. Andiamo a vedere qua se c'è qualcosa. Oh, buddy, I'm here. Un attimo. Qui che cosa? Non c'è niente, no dai. Che fallimento epico. E qua sopra? Ah, ok, dopo mi aprirà. Questi rumori molesti. Vabbè. Dica. You think these mutant zombies are your worst enemies? Nope. You are your own worst enemy. E l'hai scritto sul libro. Skin all shriveled, muscles weak, hands shaking. This isn't a zombie's fault, it's your fault. Vabbè, la prossima volta mi farò il pedicure. Cosa ti vuoi che ti dica? Now you think about it, it's obvious. Certo, non è che queste cose si prevedono, no? Domani ci arrivano gli zombie, mi curo le dita. Piuttosto mi prendo l'acqua, no? But first, you've got to get some food. I'm not going to just give it to you, though. You've got to fend for yourself. You can find plenty of food around here, once you know how to spot it. For instance, see those woods? Ma detto ci sono un sacco di radici da mangiare. Io l'unica radice che ho mangiato è stata in Vietnam durante la mia visita a Kuchia, quei cunicoli del Viet Cong, cunicoli che usavano i Viet Cong per attaccare gli americani. E devo dire, quella lì mi ricordava una patata, ma le altre radici fanno che... scusate, fanno defecare. Cioè, voglio dire... vabbè. Soldati infetti. Oh my god. Trova radici di manioca. Che cos'è? Vabbè, insomma. Ok, adesso posso andare di qua, capitano. Ancora. Mi devi ancora parlare? Oh, non spaccare le balle, no? Fammi andare. Vediamo. Beh, se di lì non mi fa andare, vado d'esclusione, vado di qua, no? Cerchiamo di vedere che cosa c'è. Vorrei... Prendi subito... Ma come macete arrugginito? Basta questo di troppo. Ma cosa stai dicendo? Tra l'altro cosa c'è qua dentro? Ci sono dei fusti radioattivi? Minchia, dai, uccidiamo tutto, distruggiamo tutto. È una persona socievole. Hey, survivor! No time to take a stroll! Oh, ma faccio di sterco, dove vado a trovarli? Di qua? No, mi dirà, no, di qua non puoi andare. Hey, survivor! No time to take a stroll! Bello che giocando a Batman mi sono già dimenticato come si corre. Un po' come quella volta Peter Griffin si era dimenticato come ci si sedeva. Vabbè, pazienza. Allora, andiamo di qua. Senti, cocco, io non ho capito dove vuoi che vada. Magari sono qua le radici. Ah, era più semplice di quello che sembrava. Oh, questo è un soldato.
Tra l'altro, soldato credibilissimo. Non è che prendi un barbone e gli metti un casco in testa e questo è un soldato, eh. Oh, beccati questo. Ah, mi posso prendere persino l'elmetto. Ma piglialo subito. Io direi anche di indossarlo. Equipaggia. Oh, così è una Lara Croft col casco. Guarda qui, ma quanta roba mi ha lasciato. Vabbè. Allora, andiamo a vedere se questi hanno droppato qualcosa. Niente. Qualcosa mi dice che questa erba... la radice... Bene, ho preso una radice. Ok, perfetto. E una di meno. Questo cosa sta facendo? Le foto in posa? Beccati questa pizza. Ma mi casco, vai. No, ho capito perché... Ragazzi, come ve lo dico sempre, registrando questi tutorial non funzionano. Sarà mia premura andarle a vedere e poi, nel caso, farvi vedere nel corso del gioco che cosa succede, ok? Ma li posso combinare questi caschi e fare un super casco? No, è questo che devo equipaggiare. Ok. Non ho capito a cosa serve avere il coso chiodato. Non ci facciamo domande. Non vorrà mica che prenda testate tipo gli zombie, perché poi cioè manca poco per questi deliri di onnipotenza. Va bene, ragazzi, allora io vi do qualche comunicazione di servizio. Va bene, mi piace. Vediamo se me l'ha preso. Effettivamente me l'ha preso. No, non me l'ha preso. Mannaggia a te. Ok, allora, stavo dicendo. Io non ci sarò questo weekend. Cercherò di caricare i video. Weekend intendo a partire da domani, eh. Cercherò di caricare i video a distanza tramite uno smartphone. Spero di riuscire, insomma. Joe purtroppo non mi può aiutare in questo momento, però insomma spero di riuscire. Joe dovrebbe arrivare tra poco, quindi vi do anche questa chicca, questa news, questa informazione di servizio. Quindi dovremmo riprendere presto a fare i video, va bene. Allora, vediamo cosa mi dice. Hai ancora fame? Trova altre radici. Voglio che torni in forma. Ora capito, no, ma aspetta, allora ho capito, devo mangiare. Va bene, mangia, dai. Magna! Tra l'altro vedete che è apparsa tipo la... come si chiama? La barrettina del cibo. Speriamo che non vada giù troppo in fretta, perché a me sono cose che mi fanno, come diceva un mio amico, sfavà. Feeling better? Good. You must remember to eat. Grazie. Devi ricordarti di mangiare, ma pensa, grazie. Questo è un utile consiglio, no? Giustamente. Uno si trova in queste situazioni e dice no, non mangio perché voglio morire di fame. Allora, seguiamo il Beavis qua. No, mi devi dire ancora un'altra cosa. Bevi l'acqua, sì, capitano, ho capito. Scusate, salto perché... Cioè, sì, ho capito. Bravo, bravo. No, un pozzo abbandonato. Allora, andiamo a bere. Tra l'altro, che bello, è diventata... Ma che bello che posso tipo uccidere. Lui è morto? Avete visto, ragazzi? Posso abbattere gli alberi. E posso anche tirare tipo dei chi. Allora, aspetta, ragazzi. Cos'è quella roba che si illumina? 22%. Ma l'albero lo posso abbattere? Guardate lì che bel fiorellino. Beccati questa pizza. Ok, abbiamo ucciso queste personcine qua. Che fate? Mangiamo anche noi, ma dai. Oh, bravo, bravissimo. Bravissimo. Oh, mi piace troppo quando si fa male perché fa... Oh, sembra che proprio... Cioè, è la stessa espressione che faccio io quando sono sul cesso. Però vabbè.
Mi raccomando, non provate questo a casa. Se ogni tanto vi scappa qualche parolaccia, don't try this at home. Per i più piccoli di voi, per i più grandi non c'è bisogno che glielo dica. Sono un po' vecchiettino, ormai non mi controllo più. Oh, beccati questo, mamma mia ragazzi, gli ho ficcato proprio in gola il coso. Quindi questo, posso anche tipo... Cos'è quella roba? No, aspetta, ho cambiato idea. Non voglio andare dalla tappa, è una specie di facoccero gigante. Ma le bestie strane qua sull'isola di Kovac non ci sono? Kovac, come cavolo si chiamerà poi? Ma quindi posso aprirlo? No. Ok, vabbè, pazienza, me ne farò una regione, lì non si va. Oh, santi lumi. Che botta. Oh, abbiamo trovato un pozzo, attenzione. Ok, qui c'è l'ennesimo tutorial che vi dico, vi farò vedere, insomma, ve lo spiegherò. Allora, prendi pozione dello scudo, oddio mio, ma allora è proprio Diablo 3. Allora, questo l'abbiamo preso, accendi, beh, direi di sì. Cosa faccio? Prendi, sì. Bruciamo tutto perché a me piace così. In fin dei conti... Sveglio il piromane che è in me. Beviamo perché ci disidratiamo a muovere troppo le braccia. Va bene ragazzi, allora andiamo qui. Insomma, vediamo se riusciamo a trovare per bene. Avvicinati al pozzo. C'è un altro pozzo. Ah no. Questo? Vabbè, insomma, alla fine ho bevuto, ho staccato fuoco praticamente a metà della foresta, quindi mi posso ritenere... Aspetta. Più che soddisfatto. Dai, andiamo dal nostro psicolabile amico. Well done! Yeah, you seem breathless. Clearly you found trouble, as well as... Calza tutto a pennello, grazie, capitano ovvio. Grazie di cuore. Adesso cosa mi dici, che devo anche fare la cacca? Come, my workshop is just here. Cioè, il tuo workshop è stato: si beve così, si mangia così. Grazie, capitano ovvio, dei tuoi preziosi e utili consigli. Va bene, ragazzi, il gioco è salvato, quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Come al solito, se volete che diventi una serie, che la serie vada avanti, siccome non è una d'obbligo, droppate un like, mi raccomando, e fatemi sapere qualcosa per quanto riguarda Batman. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. È Halloween, purtroppo lo caricherò il giorno dopo, quindi non vi posso augurare buon Halloween, e quindi non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Ciao belli!